Ragazze, buongiorno e benvenute nel Vlogmas numero 6. Allora, stamattina sono già partita a fare le solite cosine con molta più calma perché è domenica, quindi me la sono presa proprio più tranquilla. Trucco veramente inesistente stamattina. Ho messo sulle labbra questo, che è stupendo perché è un burro cacao ma glitterato, trasparente bianchino, direi color latte, proprio lieve lieve e glitter, quindi molto carino. Ieri sera ho rifatto le unghie, le ho fatte proprio così un po' alla veloce perché ero un po' stanca, le ho fatte rosso, un po' più acceso e questo anulare un po' più scuro, ma tanto prima di Natale le rifarò sicuramente. E poi basta, mascara della MAC, come sempre ho ritoccato un po' le sopracciglia, niente, niente di che. Poi ho messo il mio profumo preferito come coccola, il Mask di Ashley. Questo qua, qualcuno di voi mi aveva chiesto, io il prezzo non lo so perché è un regalo, però è il 100 ml, quindi è costicchia, costicchia. Sicuramente è un profumo, essendo di marca, è caro. Però vi posso dire che se vi piace il muschio bianco, se non volete spendere tanto, di molto simile c'è anche questo qua, della Tesori d'Oriente, vedete muschio bianco e costa pochissimi euro in qualsiasi Carrefour, dovreste trovarlo, insomma, nei grandi supermercati lo trovate. Voi vi rendete conto, sì, il bello di averlo a casa la domenica, che ti passano salti alti qui. Comunque, vabbè, questo qua. Comunque, quest'acqua micellare, il profumatore, Sono vedi? Era spaventata! voluto per quello, rimortacci, scusa. Boh. Boh, ha rotto le palle ben bene, se ora se ne va. Comunque, vado a buttare, comunque questo ho provato, poi vi direte. Ah, no, ha dato una testata colossale. Niente, vado a. Vado a buttare. A buttare, come dico sempre. Che bella la scala luminosa! Che bella la scala Bubi invece è luminosa! andata via. Oh, Bubi se n'è andata, ragazze! Come facciamo senza di lei? Che Natale è senza Bubi? Già c'era solo Bubi, dico io, no? Vabbè, il robottino sta lavorando alla massima potenza. Aaron mi morde il culetto. E io mo butto, mamma mia che casino, butto le tagliatelle. Abbiamo finito di pranzare. Guardate che bello il riflesso delle lucine delle scale. Sì, c'è Aaron che sta sclerando perché vede. Vieni! Aaron, vai di là, ha fatto il giro, perché vede Ricky che si mette le scarpe e ha paura che non lo portano. Allora tutte le volte fa questi discorsi. E vabbè, comunque intanto c'è, cioè, già l'altra volta vi ho risposto sul resto, no? Però Aaron ha un piccolo problema che non sapete. Che non sa gestire l'eccessiva felicità, un po' come Patch Adams. E quindi quando gli mettiamo la pettorina, ecco, c'è un po' da sclerare male. Eccolo, si parte. Vabbè, comunque io oggi ho un sacco di cose da fare, devo fare il bagnadale, devo prepararmi una cosina che in realtà non ha stupidaggine, però è un po' simil natalizia, dai. Inizio da questo, visto che ho delle cose da finire. Ecco, adesso io vi faccio ridere. Scusate, nel frattempo sono usciti finalmente, perché tutte le volte veramente è un delirio, ma non perché chissà che motivo. È che lui è talmente felice che non sta fermo un secondo, e quindi mettergli questa pettorina tutte le volte è
devastante. Comunque, tra l'altro, oggi me lo apro subito il mio calendario, perché tutte le volte arrivo a sera e non l'ho ancora aperto. Adesso me lo apro perché non c'ho assolutamente voglia di fare i piatti. Oggi, cioè, no, neanche li dovessi fare io, li fa la lavastoviglie. Cioè, no, vabbè, ragazze, non ci credo. Ho aperto due caselle, cioè qua appena tocchi si apre tutto. È proprio fatto un po' così, sto calendario. Però, vabbè. Allora, oggi è 4, sì. 4. Allora, 4. Cioè, dovevano sigillarle meglio queste caselle. Cioè, boh. Si aprono già da sole. Non esce. Questa è vaniglia. Scusate, questa però. Cioè, guardate qua che si aprono da sole. Che nervi. Non so se è questa. Non penso. Candy cane, se è questa qua. Però, boh, potrebbe, sì. Candy cane forest. Candy cane forest. Poi è scritto in un'altra lingua. Buonissima. Mi piace anche questa. Molto più vanigliata. Più dolciastra. Sembra un po' lo zucchero filato, per intenderci. E l'aggiungiamo alla mia collezione. Ok, così oggi l'ho già aperto. C'è anche il 19, si sta aprendo da solo. Ma dico, fare una scatola un pochino più larga, no, eh? Ragazze, iper mega gigantesco salto temporale. Lo so, lo so. Mi sono goduta il pomeriggio con Riccardo, con Ale. Sono stata, ho preso questa domenica un po' più alla leggera. In ogni caso, continuiamo il vlog più serale, lo facciamo un po' più serale oggi, dove appunto sto preparando la cena. Ho fatto il pollo di Fusi, quelle coscione un po' più grosse, e poi volevo fare un dolcino. In realtà la mia previsione era un'altra, volevo fare le pizzette a forma di stella, perché l'unica forma mi pare di avere solo quella natalizia. Però poi dopo aver detto, perché devo finire della mozzarella, devo finire della salsa di pomodoro, quindi ho detto faccio quelle, no? A forma di stella. Ho guardato il vlog di Katia e le aveva già fatte lei, quindi ho detto no, vabbè, dai, cambiamo. E quindi niente. Quindi farò un'altra cosina. Preparatevi, perché se avete dei bimbi specialmente, farò i biscotti per Babbo Natale, così vi faccio vedere un po' che ricettina uso, che ricettina faccio. Quindi biscotti per Babbo Natale. Qui ci sono le mie mega cosciotte. Sono due di qua e due di qua. Però le ho aggiunto 8 minuti perché non le vedevo ancora pronte. Le vorrei belle belle croccantine. Benvenuti nella mia cucina. Oggi prepareremo i biscotti di Babbo Natale. Anzi, per Babbo Natale, ma dettagli. Allora, inizialmente ci serviranno 125 g di zucchero di canna e 120 grezzo integrale, insomma, quello che avete, e 125 di burro a temperatura ambiente tagliato a pezzettini. E mettiamo tutto nel boccale oppure nella ciotola e mischiamo tutto fino a farlo diventare un composto omogeneo.
30 secondi, che tanto già qua ho stoppato prima. Velocità 4. Aggiungiamo 200 g di farina. Grammi di farina e mezza bustina di lievito. Mezza. Mi è scappato un po' troppo, però vabbè. Non importa, gonfieranno un po' di più questi biscotti. Molto bene. Dopo aver... Madonna, è un'impresa. Forse vedi abbasso un pochino. Aaron, basta. Sta passando la voglia, ti giuro. Adesso non mi ricordo. Un minuto. Mi pare. Aspetta che controllo. Un minuto, velocità 4. Sapete, è difficile ricordarsi tutto quando c'è il cane che abbaia, la bambina che gioca, il film, tutto. Quindi c'è un po' di casino. Un minuto, velocità 4. Adesso la parte più bella, le gocce di cioccolato. 100 g di gocce di cioccolato e poi amalgamiamo per 15 secondi a velocità 3, proprio un attimino. Però mi aiuto con la bilancia ovviamente, perché faccio prima. 100 g. Ta-da! E voilà! Sono anche veloci da fare, come biscottini. Chiudiamo. 15 secondi, velocità 3. Adesso facciamo delle palline da ping pong, tipo così, e le spiaccichiamo sulla carta da forno. Eccoci qua, ho messo i bimbi a nanna, in realtà sono passate un po' di ore, mi sono un po' rilassata
E in realtà mi sono rilassata anche grazie a un'altra cosina che adesso vi mostrerò, perché in realtà l'ho messa via, poi perché in realtà l'azienda mi ha dato alcuni giorni per provarla, questa cosa. Oh, buongiorno! Ho deciso di scendere perché lui adesso va a nanna da solo, capito? Ormai è un cane autonomo e quindi quando Nala va a dormire va anche lui, poi riscende più tardi, se deve uscire qui davanti va a fare la pipì e poi rientra, insomma fa tutto lui quello che vuole ormai. e niente, quindi ho voluto prendermi una decina di giorni per provare, per testare, per vedere come mi trovavo, per poi parlarvene. E sinceramente è già qualche sera che lo utilizzo. Ciao patato. È già qualche sera che lo utilizzo e mi sto trovando bene. È una cosa molto particolare, molto rilassante, che mi piace solitamente fare dopo la doccia. Non chiedetemi perché. Dopo che ho fatto la doccia mi piace prendermi questa coccola e visto che prima ho fatto una bella doccia calda, l'ho fatto. Poi l'ho messo via e ho detto, ma sì, quasi quasi stasera già ne parliamo, tu che ne dici? Patatone. Cioè, la testa che è più grossa della mia, cioè, parliamone che sei enorme, sei gigante. Allora, si cucca un po' di coccole, a lui non dispiace mai, come ben sapete, furbastro. Comunque, e niente, in tutto ciò è tornato Fede, è rimasto molto contento di trovare già la scala luminosa. Specie su queste cose qua a lui piace più trovarle fatte, infatti ogni tanto mi dice quando torno per caso mettete la luce alla scala, no? Fuori quest'anno non le mettiamo perché comunque un po' per rispetto anche per i rincari che ci sono stati, cioè non tanto rispetto, protesta per i rincari. Io mi rifiuto di pagarmi 700 euro di bolletta della luce quest'anno già solo per le decorazioni. Quindi quest'anno albero di Natale, la scala, qualche decorazione che abbiamo a pile, perché comunque dai smettila, a pile, e quindi a pile. Mi deve assaggiare. Il set relax che vi voglio mostrare è questo qua. Pranamat Eco, con questo bel fiorellone, che è appunto un, come dice qua in inglese, massage mat and pillow, è un tappetino massaggiante con un sacco di benefici, veramente veramente tanti. Adesso vi faccio vedere intanto di cosa si tratta, e appunto dentro c'è anche il libricino che vi guida passo passo su come andarlo ad utilizzare. È un tappetino massaggiante che va utilizzato per gradi, esattamente come mi ha consigliato appunto la ragazza con cui ho parlato per questa collaborazione, mi ha consigliato anche per me stessa appunto per iniziare a provare ad utilizzarlo, di iniziare proprio gradualmente per abituare proprio il corpo a questo nuovo tipo di massaggio, perché comunque non essendo abituati, se si va subito di colpo a fare un massaggio più intenso, ovviamente si può sentire un pochino di fastidio. Invece facendolo per gradi, come mi ha anche lei consigliato, ho provato a fare così, effettivamente il corpo piano piano proprio si abitua e quindi diventa proprio ancora più piacevole. Comunque, bando alle ciance, vi faccio vedere. Come potete vedere è davvero molto molto particolare, a parte che si sente subito la qualità dei tessuti, se non ho letto male lino e cotone, però veramente veramente ottimi materiali, e poi davvero particolare con questo fiorellino, il logo
dietro è appunto, aspettate che alzo un pochettino, è sempre il loro fiore, che qua c'è la targhetta appunto di sempre in tessuto di Pranamat Eco e mi piace tantissimo. A me hanno mandato il cuscino con il materassino abbinato. Questo è proprio un materassino, vedete che è più spesso, cioè proprio un materassino, sempre con questi fiorellini un po' pungenti. È molto 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 rilassante, vi dico la verità. Adesso vi faccio vedere anche il libretto di istruzioni che mi hanno messo all'interno, cioè più che istruzioni è una guida per farvi iniziare al meglio l'utilizzo. Ci sono tra l'altro diversi colori, io ho scelto ovviamente viola, sapete che ho una passione per il viola, il lilla, tutto quello che concerne questi colori. Però ci sono tante colorazioni proprio per ogni gusto. La guida che vi mettono all'interno è questa qui, dove appunto vedete c'è il cuscino che hanno mandato a me e il materassino. C'è la guida ovviamente anche in italiano, adesso ve la cerco, eccola qua, italiano. Vedete il set per massaggi Pranamat Eco, c'è il cuscino appunto che hanno mandato a me, lo strumento per un massaggio multifunzionale, il cuscino imbottito con pula di grano saraceno, quindi all'interno. Si adatta ergonomicamente alla forma della testa, del collo e della parte bassa della schiena. Invece il materassino Pranamat Eco è l'originale materassino per massaggi fatto a mano in 100% lino e cotone, appunto vi dicevo che si sente proprio, si tasta la qualità del tessuto, con plastica HIPS e imbottitura in fibra di cocco, perfetto per massaggiare tutta la schiena. E poi c'è anche, volendo, il set con il Pranamat Eco Mini, che è più da viaggio, si può portare in giro oppure utilizzare in più per i piedi. E poi qua ci sono tutti i consigli, vedete, consigli per i principianti, che sono un po' quelli che vi accennavo prima, dove appunto vi consiglia di andarci piano all'inizio per abituare proprio il corpo a questo nuovo trattamento. E io appunto mi sono presa questa decina di giorni per provare. E vi dico la verità, è vero, nel senso che il corpo proprio si abitua. Cioè io per esempio all'inizio appena ho appoggiato la mano ho detto, ai, punge. Adesso già faccio anche pressione, perché la mia mano si è abituata, quindi è normale che anche il corpo si debba abituare. E una volta che si abitua vi fa dei massaggi strepitosi. Appunto, per esempio, un altro dei consigli che mi hanno dato è all'inizio utilizzarlo prima sui piedi, piano piano, e poi facendo sempre un pochino più di pressione, no? Di movimento. E poi, quando vado a utilizzarlo sulla schiena e come cuscino e materassino, di appunto metterlo sul morbido, cioè su un divano, su un letto, non subito sul pavimento, comunque su un piano rigido, perché ovviamente sul piano rigido si sente di più, quindi di andarci proprio per gradi. Mi ci sono seduta sopra sul divano perché mi sto ancora abituando e quindi sul rigido ancora non riesco, però sul divano vedete già sì, anche la testa riesco già tranquillamente. Prima col cavolo, i primi giorni no. In più nella guida sempre trovate anche degli esercizi proprio da fare, vedete, addirittura poi quando ci si abitua, dopo qualche giorno, non è che ci voglia tantissimo, qualche giorno giusto, specie se lo si fa un pochettino tutti i giorni ci si abitua velocissimamente, e si possono fare degli esercizi, vi dice anche per quanto tempo, anche Aaron è molto interessato, vedete per esempio questo vi fa vedere proprio come mettervi, addirittura qua vedete mette uno spessore tipo un asciugamano sotto la schiena. Ti interessa anche a te? Vuoi provare? Non so se ce la faresti con tutto quel pelo.
E, vedete, vi dà proprio degli esercizi e qua vi dice il tempo. È veramente molto 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 carino. Vedete, anche solo quando siete sdraiate a letto vi fa una sorta di massaggio. Vedete, bedtime massage, massaggio prima di addormentarsi. Poi c'è il massaggio durante le pause, quindi anche sulla sedia d'ufficio, per esempio, se avete uno studio in casa, no? E poi vabbè, c'è la guida su come andarlo a pulire, vi dice proprio tutto. Massaggio del ventre, questo è fondo schiena, fianchi e cosce. Ma ce ne sono un po'. Questo libricino ce ne sono veramente un po'. Vediamo se ce n'erano altri. Cura del prodotto, pulizia, eccetera. Sono sfoderabili. Ho visto che c'era la cerniera. E quindi vi dice tutto bene come andarli a pulire. E poi c'è il fiore dei ringraziamenti con il thank you centrale in tutte le lingue, il loro grazie per l'acquisto. Sono molto molto carini, davvero molto gentili, disponibili, quindi insomma mi è proprio piaciuto. E stavo guardando se all'inizio c'era qualche altra info. Vedete, vi fa vedere delle foto di alcune persone come lo utilizzano in tanti modi, veramente, anche per leggere sul divano. Tipo adesso io ci sono seduta sopra e ho comunque sulla spalla, ce l'ho. E addirittura qua c'è una mamma appunto che fa le coccole al suo bimbo con sotto il materassino e il cuscino. E basta. Quindi insomma questo è quanto. È veramente super super carino, super super utile. E insomma, secondo me è un bel regalo che ci si può fare per Natale. Io vi lascio il link qui sotto nell'info box diretto, così potete andare a leggere, vedere tutte le info più dettagliate, tutte le informazioni, tutto quello che concerne l'acquisto, eccetera. E niente, io adesso metto via il mio set massaggio e mi strucco, anche se veramente c'è pochissimo da togliere, però lo passo sempre, anche quando non mi sono truccata io lo struccante sempre. Tra l'altro guardate che si abbina là, aiuto, si abbina alla mia nuova eye wrap viola che mi ha regalato Riccardo. Per chi si fosse perso il video, mi ha fatto un regalo con Fede, si sono accordati per farmi una sorpresa ed è veramente... Poi questo qua, il dischetto alla mela, l'ha messo anche Fede sulla sua, e gli piace da morire, è il nostro preferito veramente finora. Veramente super, super, super. Vabbè, ho tutto viola, la borraccia, il set da massaggio, tutto viola. E niente, adesso vado a riporlo qua, per ora lo tengo in questa scatola. Se volete... Ho visto sul sito che c'è anche, volendo, la sacca che contiene tutto all'interno. Secondo me quella è un'ottima cosa. Io per ora lo metto qua e poi appena trovo ne ho su una sacca porta vestiti. Penso che lo metterò lì perché la scatola è un po' scomoda, così lo posso mettere nell'armadio e prenderlo più comodamente quando voglio. Anche perché penso che lo utilizzerò più su a letto, sinceramente, che sul divano. Perché qua comunque è un po' più scomodo, poi comunque siamo sempre con i bambini, eccetera. Quindi quando sono su a letto, se mi seduta che mi guardo un film, ogni tanto almeno il cuscino riesco a sfruttarlo anche meglio. E poi vorrei iniziare, visto che è già un po' di giorni che lo uso sul morbido, a provare sul pavimento, cioè per terra appunto, a fare questi esercizi, che sono sicuramente molto molto benefici. E niente ragazze, io vi mando un bacione, stavo pensando se avevo altro da dirvi. Spero che i biscotti di Babbo Natale vi siano piaciuti, fatemi sapere qui sotto se vi sono piaciuti, se li avete fatti poi anche voi taggatemi su Instagram, ci tengo tantissimo, così condivido i vostri lavori. E ci vediamo domani con un nuovo vlogmas, vi voglio bene, grazie per avermi guardato anche oggi, ciao!